Ragazze e ragazzi, rieccoci qui su The Legend of Dragoon, forse è meglio. Continuiamo dove ci eravamo lasciati, abbiamo superato la palude l'episodio scorso, abbiamo anche guadagnato un compagno di squadra, cioè Rose, che è molto forte, e adesso andiamo a... nella tana del drago, Vulcano Villude. Entriamo. Salvare, avevo salvato. Allora, iniziamo a esplorare. Ehi, che cosa succede? È l'eruzione del vulcano? No. Cos'è? Uno spirito di fuoco? Quello è l'uccello di fuoco. Ha scelto il momento sbagliato per arrivare. Dobbiamo ancora sistemare il drago. Non possiamo lasciarlo andare. Dipende da lui. Che senso? Scusa. Ci ha visto, scappiamo. Cioè, era lontanissimo, come ha fatto a vederci? Vabbè. Lo abbiamo seminato. Bene, muoviamoci. Cassa. Allora, qui ci saranno forse creature laviche. Non saprei, visto che è un luogo infuocato. Esattamente. Ci vorrebbe un po' di acqua qui. Allora. Ciclone punitivo. Però, nonostante sia una nuova zona, meno questi. No, troppo presto. Li secchiamo subito. Hanno poca vita. Colpo di frusta! Devo fare... ok. Esatto. Purificamente, va bene. Ecco, due vie. Dove vado? Andiamo di qua. E di là? Fammi vedere cosa c'è. Giusto capire... Qui c'è un salvataggio. Ma là in fondo si vede qualcuno. Quindi secondo me la via giusta è questa qua. Quindi vado dall'altra parte. Ah, ma è diventato blu l'indicatore. Come se si fosse resettato. Magari è una zona sicura quella. Adesso vediamo, tanto dove succede qualcosa è la direzione giusta, mi sa. Infatti, vedi. L'antipatico? Cos'è? È un oggetto. Bellezza curativa. Cura. Recupera metà punti ferita per tutti. Questo è PM. Recupera 100 punti spirito. La madonna. Vabbè, che forse 100 è tutta la barra. Non saprei. Dov'è?
c'è l'antipatico. Ah no, forse è antipanico, ho letto male. Quindi nello stato normale è dovuto alla confusione. Mi sa che era antipanico, no? Antipatico. Vabbè. Vabbè, comunque allora no, non mi interessa. Cioè, prendiamo tutto, però... no, qui non c'è una via. Quindi la via è dall'altra parte. Cos'è? Una salamandra infuocata. Diciotto. Salamandra, ma guarda. Ok. Ciclone punitivo. Ah, fino a già la vita rossa. Doppio colpo. Ok. Colpo di frusta. Voglio di più Lavitz qui. Ah, mia storia. Fa niente. Tanto questo è morto, quindi. Vediamo intanto se. Colpo di frusta. Lo stordimento comunque viene curato, mi sa. Vediamo a fine battaglia. Non so se era in piedi. Dart. Vediamo. Se no lo curo adesso. Eh sì, infatti, quindi alcuni stati vengono curati, altri no, come il veleno. Va bene. Ok, io salverei comunque. Meglio salvare a ogni occasione buona, visto che non si sa mai quando ci sarà, cioè non si sa quando ci sarà il prossimo salvataggio. Ok. Qui vado di qua per forza, che non posso scendere, mi sa. Aha. Aha. Così. Che giro dell'oca. Caldo, non so. Cos'è questa sensazione? Sensazione. Mi sento chiamare. Sì, non correre via così, però. Dove, Shana, dove vai? Senti, io vado dall'altra parte. Ehi, dai, Shana non è da questa parte. Ah, vabbè. Cioè, ma io dico, no? Il buon senso, ce lo siamo lasciato, l'abbiamo lasciato a casa, no? Tu sei stata chiamata da questo? Non lo so, ma appena sono arrivata qui ho smesso di sentire quella voce. È viva? Sembra una statua di pietra. Non avvicinarti. Ho una sensazione negativa. Ascolta, Shana. Questa virago è ancora viva. Virago? Non sai cosa sono? Va bene, te lo spiego io. Ti ricordi la guerra dei draghi, vero? Gli alati erano in inferiorità numerica, per cui decisero di usare questa creatura chiamata Virago come loro asso nella manica, come gli umani usarono i draghi. Gli alati usarono le Virago.
Pensavo che la guerra dei draghi fosse terminata 11.000 anni fa. Come fa questa a essere ancora viva? Madonna, si è mossa. Direi che è dovuto all'odio per gli umani o a una vendetta contro noi dragoni. Dobbiamo sistemare questa cosa. Oppure possiamo scappare. Ma secondo me no. Cioè, si è animata subito, appena siamo vicini, o quasi subito. Vabbè. E dobbiamo sistemare noi i casini di quelli di 11.000 anni fa. Cioè, vabbè. Ok. Virago testa, virago corpo, virago braccio. Ma la testa è in alto, immagino. Boh, io farei virago corpo, vediamo. Colpo di frusta. Cioè, se muore il corpo, muore tutto. In teoria. Però vediamo. Doppio colpo. Ciclone punitivo 45. Però magari senza braccio non può fare questo. E magari fa qualcos'altro di peggio. Non so. Allora, beh, io mi trasformerei. Ok. Questa è la trasformazione breve. Andrei di attacco. Vediamo. Ottimo. Vai, 98. Molto bene. E adesso tocca a lui. No, tocca ad Art. Ci proviamo anche con lui, ma lui toglierà meno. Ha già vita rossa? Proviamo. Che è? Fa tolto meno, cioè la metà. Però vediamo. Mi sembra troppo semplice. Cioè, non lo so. 29. Vedi, cioè il corpo è morto, però in realtà. Ma la testa. Proviamo a attaccare alla testa, ma secondo me. Ok. Lo prende come colpo alla testa, comunque, anche se non è basso. Allora vado alla testa. Ciclone punitivo. La testa è molto debole. Doppio colpo. Vabbè, fa solo. Sembra faccia solo questo attacco, ma meglio così. Ah, porca vacca, non ho premuto bene. Lavitz. No, la Lavitz già è giallo. Ciclone punitivo. Invece Dart adesso cura. Cura Rose. Colpo di frusta. Ma
sistiamo sulla testolina. Doppio colpo! Ciclone punitivo! Ok, mi sembra che è stato piuttosto semplice dopo tutto. Era grossa, ma... cioè... sì, non toglieva pochissimo, però... è pericoloso qui, torniamo indietro. Forza, Shana. Tutto bene, non direi. Rose. Rose, corri. Ma quindi era cos'era, di pietra prima che ci fosse la lava, perché sennò si sarebbe sciolto dopo. Vabbè. Comunque un bel po' di esperienza. Pozione lenitia, purificamente. Ottimo. Vedi che anche quelli in panchina salgono di livello. Beh, mi sembra giusto. Meno male. Sennò uno... ah, ho troppi oggetti. Allora, questa... la metto magari... vabbè, io la pozione spirito 1 la toglierei, tanto non credo di usarla. Purificamente, confusione, paura, stregoneria e sconforto. Allora, purificamente posso anche lasciarlo. E lascio, fa vedere, ma questo non lo so, lasciamo una pozione spirito, dai. Sì, ok. Questo sì. Ok, ah, quindi di là c'era solo la virago e basta. E poi era un vicolo cieco, siamo sicuri? Ah sì. Zona del boss, ecco, basta. Tornato, era tornato blu, però... cosa? Cioè, scusa, fa vedere. Vedi, torna blu. Vabbè, scoperto un trucchetto, vabbè. Ah, no, qua è tornato rosso, dai. Ah, qui sono a livello inferiore. Ehi, c'è qualcuno? C'è qualcuno? Domanda. Sì, c'era uno là in fondo, si vedeva. Avete sentito? Questa musichina allegra. Ehi, aiuto! Guardate, lassù. È un uomo. Aiutatemi, sono scivolato e poi caduto. Lo abbiamo preso. Sì, ma cos'era appigliato? Grazie, grazie davvero. Pensavo che non ce l'avrei fatta. Proprio per un pelo. Sì, certo, non so come ringraziarvi, ma almeno prendete questo. Non serve, non possiamo accettare un oggetto così costoso. Sì che potete, voi mi avete salvato la vita. Non sarei in pace con me stesso se non accettaste. Accettato, una volta preso non può essere restituito. È una cosa da uomini. Beh, grazie.
pupilla di Zaffiri. Mi chiamo Dabas di Loan. Mi era stato detto che qui in giro si nascondeva una gemma infuocata. Per questo sono venuto. E guardate cosa mi è successo. A proposito, io sono un antiquario. Se vi capita di passare a Loan, fate un salto da me. A presto. Vabbè. È un tipo buffo. Ok, ovviamente lui è venuto qua e non sapeva, non sa niente del drago. Così da solo poi. Vabbè. Ok, facciamo tutto il giro. Che è una scusa palese. No. Per farti combattere, invece no. Uccello di fuoco. Shana, possiamo andarcene? No, siamo in trappola. Temo che dovremo combattere. E vabbè, chiaramente è di tipo fuoco, quindi immagino che Dart farà meno danni. Comunque, tocchiamo. Colpo di frusta. 50, buono, buono. Diamo Lavitz. Ciclone punitivo. 56, buono, buono. E Dart, mi sa, vediamo. Doppio colpo. Infatti, un po' meno. Vabbè, però è quello che... Ah no, Lavitz ha resistito di più. Vabbè, io mi trasformerei, se mi è concesso. Io andrei di attacco. O di attacco... O no, andiamo di magia e succhiamogli un po' di vita, va. Così è gratis. Caricati un po' la vita, un pochettino, e anche Dart, però Dart va di attacco perché è inutile che faccio la magia fiammata contro di lui, è solo fuoco. Ok, ancora la vita blu. Ah, l'ultimo ho sbagliato, vabbè. Urrà! 49. Kalavitz. Ciclone punitivo. Proprio, Madonna Rose, che danno che ha subito. Però non ha ancora la vita gialla, quindi io... Ah, la vita gialla ce l'ha lui. Colpo di frusta. Ok. Doppio colpo. Vai, vai, attacchiamo. Ciclone punitivo. Stranamente non contrattacca. Vabbè, meglio così.
Ancora noi, la vita rossa. Sì, i turni sono strani, eh. Cioè, però va bene così. Ok, adesso Rosa avrà sicuramente la vita gialla. Allora, Dart cura Rose. Ok. Rose invece attacca assolutamente, anche Lavitz attacca. Colpo di frusta. Che adesso loro sono quelli che gli fanno più danno. Allora adesso aspetta, Lavitz attacca. Ciclone punitivo. Ah, vai, è andato. Ottimo. Pietra rossa. 800 esperienza. Lei mi sa che è salita di 2, cioè di 1 col livello del dragone. E dimensione morte, nuova magia. Va bene. Uff, è stata una lotta dura. Ma neanche troppo, dai. Ok, aspetta un attimo. Armi, fa vedere. Ogni anno dovuto alla magia si accumulano PM. Cioè, scusa. Cosa vuoi? I PM vengono consumati quando si usa la magia. Però forse vengono ricaricati a seconda del danno che infliggi. Saprei. Pietra rossa dimezza i danni dovuti agli attacchi fuoco. Vabbè, se lo metto ad art, praticamente quelli tipo fuoco non gli fanno più niente. O quasi. No, comunque starei così. Piuttosto. Non ne ho moltissime di pozioni. Di pozioni che curano, però. Due devo usarle. Ecco. Ne rimangono due. Vediamo, facciamole bastare. Ok. Ah, eccolo lì. 50G. Forse mi vende della roba. Poi là, ragazzi. Ancora da queste parti? Amici miei, sembrate un po' stanchi. Volete comprare qualcosa? Forse vi ho già detto che sono un mercante. Compra, sì sì. Allora, sì, questa la prendo. Vediamo cos'altro ha. Tacco luce per tutti. Tacco terra individuale. Ok, no, prendiamo. Abbiamo poco spazio. Questa mi serve. Aspetta, fammi vendere qualcosa. Allora, posso vendere questo. Questo no, ce lo teniamo per il momento. Qua. Ho un sacco di preghiere, però servono. Ma finora mi è servito più il purifica corpo che il purifica mente, quindi magari potrei venderne un paio. Però comunque tanti oggetti. Palla genera un oggetto di attacco, questo non saprei. Ne ho tre qui di pozioni. E ne ho due qua, ne ho cinque così.
Guarda, io lo vendo questo. Genera un oggetto di attacco. Da 50, quindi io... Ma poi sono cose che mi ricordo non usavo. Preferivo più l'attacco normale, poi mi trasformavo in dragone. Stop. Altro eventualmente da vendere. Purificamente 3 va bene. Purifica corpo 5 va bene. Un pochino di spazio. No, potrei... No, niente. Compra. Io comprerei altre di queste. Però due, così ne ho 6. Due slot li lascio, si sa mai. Si sa mai. E anzi, no, aspetta. Adesso uso una Rapsodia. Anzi, ne uso... Sì, no, ne uso una. Quindi ne prendo una, così ne ho 7. Ok, tornerò a Long Preso. Se volete comprare qualcosa è la vostra unica possibilità. Perché adesso Rose è a secco, dico bene. Non ha più PM, quindi usa. Invece Dart ne ha ancora 10. Ecco, ok. Va bene. No, va bene così. Ok, almeno ho preso qualche pozione curativa. Ma dove siamo usciti? Dove siamo usciti, scusa? Ah, abbiamo attraversato il vulcano. Stop. Boh, fammi vedere dove andiamo. Lì non abita lì il drago, non abita nel vulcano. Uomo di lava. Ciclone punitivo. Via, ciao. Ok. Fa vedere la mappa, quella più grande. Ok, tana del drago è qua. Allora facciamo così, non entrare. Salvo prima di entrare. E volevo vedere dotazioni. Non manca molto, 70-80, siamo vicini al 99. Quindi forse i livelli sono 5. Una dotazione. Poi passiamo a direi vulcano e poi a fondo infernale. Andiamo in ordine. Salviamo. Questo. Ok. Entra. Posso andare, devo sbucare dall'altra parte. Ragazzi, non sentite qualcosa? Questa foresta è contaminata dal veleno di drago. Capisco, è per questo motivo che Sandora non ha collocato nessuna difesa qui. Ci pensa già il veleno, eh. Una persona normale non si può esporre a questo veleno per troppo tempo. È una difesa naturale. Oh mio Dio. C'è qualcosa che non va?
Mi sento un po' frastornata, tutto qui. Penso che sia dura per una donna. Ehi, anch'io sono una donna. Tu sei speciale. Speciale, eh? Bene. Non sfrutto la fragilità delle donne come scusa. Non voglio fare o no? Sto bene, vedi? Anche Rose sta bene. Ma mi spiace. Devo andare a riposarmi per un po'. E va. Dove vai? Cioè. Rose è un po' infastidita. Però qui vicino a quella strana pianta non è tutto a posto? Non vi preoccupate, mi sento già meglio. E poi penso di essermi abituata all'aria di questo posto. Allora puoi proseguire con noi? Credo di sì. Se sono crollata qui, non ha senso che venga con voi. Possiamo davvero dire che la guerra è nelle nostre mani, visto che Kaiser è bloccato. Shana, devi proseguire con noi. Non sappiamo cosa ci attende. Ci proverò. Ora muoviamoci. Si comportano come fratello e sorella. Certo, fanno sempre così. Ok, però di lì mi pare che c'era un blocco. Quella pianta lì, adesso che ci penso, era un blocco. Non mi ricordo cosa dovevamo fare, però... Quell'albero. Quell'albero blocca la strada. Non possiamo andare oltre se non risolviamo questo problema. E quindi non si va di qua per il momento. Vediamo chi è che ci disturba. Delle piante, una pianta e un armadillo. Mandragora, uomo lucertola, ah, sembrava un armadillo. Andiamo. Ah, ho sbagliato. Inizio, non ho completato la sequenza, gli ho tolto 55, ammazza. Doppio colpo! Bene. Vai che siamo saliti di livello, quindi. Colpo di frusta! 29. Però era un colpo, mi sa che stordiva. Cioè, poteva stordire. Ciclone punitivo. 35. Ok. Meno male le creature non sono troppo problematiche. Meno male. Allora, andiamo di qua. Aspetta. Lì c'è, mi pare che forse si cadeva là. Non ne sono sicuro. Però comunque torno indietro per prendere quella cassa che c'è all'inizio. Due uomini lucertola. Doppio colpo! Sono un po' corazzati.
Colpo di frusta. Però due colpi muoiono. 28. Ciclone punitivo. Doppio colpo. Ok. Tanto abbiamo 1100 e passa G, non è una brutta cifra. Ok. E adesso verremo interrotti sicuro. Ecco qua. Guarda, un robo, cioè, oltre alla pianta. Vediamo, la pianta io non la farei attaccare. Non so se... Doppio colpo! Può avvelenare, meno male è molto debole. Colpo di frusta! Ammazza, 77, la pianta è veramente a poca difesa. Okay. Ciclone punitivo! Doppio colpo! Rapsodia. Va bene. Okay, siamo già gialli. Corazza maglie. Vediamo. Forse corazza maglia. Posso metterla anche a lui. Perché lui ha già una buona difesa. No, lei sicuramente no. Lei no. Io la metterei ad Art, che è il nostro protagonista. Poi lui, no, gliel'avevo presa. Sì. Ok. Va bene. Sì, perché l'Avis già in determinati frangenti resiste già di base. Così com'è Dart invece un po' meno, quindi meglio metterla a lui. Ancora. Colpo di frusta. 77, non è morto in un colpo solo. Magari ha 80 di vita, cioè. Attenzione, attacca. Ghiaccio. Addirittura. Pizzega. Ho detto io che quella lì. Non sentivo che. Ciclone punitivo! Diciamo, era forte in attacco. La pianta. Doppio colpo! Adesso ci curiamo fuori dal combattimento, Colpo di frusta! Ok. Allora, curiamoci, oggetti usa, pozione, ok. Ok. Così ho liberato anche due slot, dai. Ok, qua non si può andare.
Qua non si può andare, bisogna andare per forza di là. Però mi pare che si casca. Sì, ok. Si doveva comunque cascare la prima volta. Mi pare. E siamo finiti, boh, nella tana del ragno. Bene, sei rinvenuta. Sì, mi sembra di stare meglio. La botta in testa ti ha rinsavito, non so. Dove ci troviamo? Nel nido del drago. Sembrava. Pensavo nel nido del ragno, di un ragno gigante. Bene, perlomeno non dobbiamo più preoccuparci per Fairbrand. Quando sei sicuro. Quanto sei sicuro di te? Sarà perché sei un dragone? Forse. Ragazzi, guardate, guardate qui. C'è ancora acqua incontaminata in questa foresta. Allora la foresta non è del tutto rovinata. Ah, quella lì curava, mi pare. Andiamo, se sconfiggiamo il mostro, la foresta sarà salva. Questa curava. Eh sì, cazzarola, vabbè. Va a vedere. Eh già. Vita piena. Allora, aspetta, qua. Dobbiamo provare a prendere tutti gli oggetti, però... Aspetta, andiamo qui. Mi sono sbucato qui. I pipistrelli. Ciclone punitivo. Via. Uno eliminato. Attenzione. Doppio colpo. Ok. Dove sono? Ah, sono sbucato di qua. Ok. Purificamente. Qua. Ok. Ok, che giro dell'oca. Ah, là c'è un salvataggio. Aspetta. Cosa succede? Aperto il ho capito, quando viene toccata reagisce in quel modo. Devo toccare l'altra. Perfetto. Amuleto dell'audacia. Mi sa che questo forse ce l'avevo già. Amuleto previene uno stato normale dovuto alla paura. Infatti. Ok, adesso devo rifare la strada al contrario, da un'altra parte. Per sbucare. Ma quale vie le ho viste tutte?
ancora su due pipistrelli. Ciclone punitivo. Colpo di frusta. Boh, a posto. Sono qua. Ok. Ok, di qua. Mi sa che non ero andato. No, infatti. Ok. Pozione spirito. Ok, la via è aperta. Praticamente. Andiamo qui. Purifica corpo. Adesso mi devo tornare indietro. Ora quei paperotti giganti, boh. A me andiamo velocipede o velocipede. Colpo di frusta. No, sarà velocipede, presumo. Attacchiamo no questo. Ciclone punitivo. Ok. Adesso dart. Doppio colpo. Ok, via uno. Melma ha cercato di stordirmi. Schermo attacco F, questo non mi ricordo cosa sia. Proviamo. Colpo di frusta. Ah, separato praticamente. Aspetta. Doppio colpo. Ok. Sei rimasto solo tu. Ciclone punitivo. Quanto dura quello schermo d'attacco? Vediamo. Colpo di frusta. Forse finché non attacca. Vediamo. Doppio colpo. Ok, finché non attaccava. Colpo di frusta. Ok. Allora, stare al contrario, cioè di qua, di qua. Allora io però farei comunque una capatina prima qua, così mi curo. Ok, visto che è qua vicino. Thank you.
Poi salvo. Vediamo se mi permettono di... Ok, salvare in tranquillità. Sì. Ok, direi che possiamo poi andare verso il drago, si spera.